Allora, a voi è venuta qualche idea? No, ma potremmo chiedere anche a Bob e al signor Chiro, lei non crede? Sì, giusto, ma che bella idea! Grazie! Baci tu! No, baci tu, baci tu! No, baci tu! No. No, ci mandate lei! No, ci vado io! Accidenti! Fiati, io ho capito che vuoi le ruote! Ci tanto così come sei! Devi cercare di essere te stessa, Timmy! A me non importa se vinci una gara oppure no! Adesso devo andarmene! Ciao! Oh! Sei qui? Cosa? Chi è? C'è in giro la signorina Camilla. No, credo che ci siamo solo noi. Oh, ti piacerebbe una gara di velocità? Sì, intendo pronto come carico una macchina da corsa. Beh, professore, un topo a carica contro un automobilino e contro chi altro? Ecco, il problema è proprio questo. Ci serve un altro concorrente perché possa essere una gara seria. Vuoi gareggiare tu? Vuoi gareggiare tu? Sì, 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 molto bene, molto bene. Ne sei calma, sì. Allora, cosa pensa che ci possa fare questa gara? E adesso torniamo a considerare il terreno della gara. La scrivania della signorina Camomillo sarebbe l'ideale, e questo bisogna riconoscerlo. Sì, certo, è logico che la macchina ha più possibilità. E se vince, vi tolgo tutte le palline di vetro che avete in tasca. È chiaro questo? Non potrò mai vincere, non si nulla. Questo pulino è velocissimo, corre come se avesse il turbo. No, è solo caricato a molla, ma hai ragione, è svelto come un topo e brillerà. Sono sicuro che vince. Vorrei fare quei cacchi e li posso fare, signori? No! Ma che sta succedendo qui? Sembra che stiate preparando una gara di velocità e non una sorpresa. Sì, certo. Ma non è quello che sembra. Dato che Timmy vuole tanto correre, abbiamo pensato che facendole fare un po' di pratica. Contro una macchina da corsa e un pugile di topo meccanico, credo che possa servirle. Oh, io penso proprio che abbia ragione, lo sa. Se Timmy vince, si potrebbe rendersi conto che non è affatto importante. Oh, ma non avrebbe molte possibilità. Oh, certo, credo al contrario. E dico che se Timmy vince, tutti voi dovreste pensare a darlo un premio per la legge speciale. D'accordo. Allora, cominciamo a pensare. Che cosa le ho detto? Oh, le ho detto di prendersela con calma, che faccia la sua corsa e si dimentichi di tutti gli altri concorrenti. Ah, benissimo. Tre giri della pista, correre. Hai capito? Volate. La corsa si annuncia particolarmente interessante oggi qui in ospedale. Siamo testa a testa al momento tra il topo meccanico e la macchina sportiva, che hanno già staccato di gran lunga la tartaruga Timmy. Apparentemente disastrosa la sua partecipazione alla gara. Ora la macchina sportiva produce uno spazio superiore. Sì, riesce a superare il topo a palla. Una macchina fantastica, veloce come il lampo, più veloce della luce. Oh, altro che di pista! Ah, per lei è la fine! È andata!
Ma siamo quasi all'ultimo giro e il troppo meccanico è saldamente in testa, mentre l'unico avversario rimasto in pista, Timmy la tartaruga, arranca le sue spalle. Passa il topastro per l'ultima volta, rallenta, sì, rallenta, vede già il naso dell'arrivo. In realtà, il topastro rallenta un po' più troppo, anzi rallenta il punto che si è fermato. È proprio fermo, ha esaurito la carica prima di riuscire a terminare la gara. Incredibile! Insomma, a Timmy la tartaruga non resta che procedere tranquillamente, perché la vittoria non può mancarle. È notevolissima, ecco che sta arrivando, con la lunga, si sta arrivando, con l'indirizzo. Evviva! 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 Ha vinto questa tartaruga di razza! Ha vinto! Sì, signori! Ha vinto! Una splendida gara! Ecco lei, il trofeo della fila delle bambole! Urra! Esattamente per cosa dovremmo gridare urrà? Oh, beh, è tutta colpa mia, signorina Camomilla, mi deve credere, è tutta colpa mia. No, 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 non è stato così, professor Kelly ha avuto un'idea splendida, signorina Camomilla. Certo, sul serio, pensateva con grande chiarezza che se il figlio avesse potuto partecipare a una vera e propria gara, impegnandosi al massimo, se magari addirittura vincendola, forse avrebbe smesso di impegnarsi. Come vedi, ha funzionato, adesso è davvero Vitto! Benissimo, molto bene, professor Teddy. Immagino che un po' dei miei biscotti farebbero piacere a tutti, non è vero? Mia cara piccola tartarughina! Oh, dopo di ciò immagino che farà diverse altre gare di velocità, non è così? Ah, dice che in realtà è intenzione di intraprendere un'attività più impegnativa di correre! Così oggi abbiamo imparato che non sempre alla fine i più veloci sono i primi ad arrivare. Bene. Un altro giorno è passato nel nostro simpatico ospedale. Ciao bambini, e abbiate cura dei vostri giocattoli, hanno bisogno di voi. Vuoi altro cioccolato, Poppy? Il sabato sera...